Ma io pensavo che c'è stata la seconda guerra mondiale, non due prime guerre mondiali. Ma che è stufato? Ciao a tutti ragazzi, sono Lorenzo di My Personal Pizza e questo è Grammatical Horror Story. Iniziamo subito leggendo quello che avete scritto in risposta all'ultimo video. Vi avevo chiesto di trovare un problema di matematica che includesse delle capre e dei rombi. Giovanni Mosca scrive: Gianni deve rasare 10 capre facendo dei rombi, ne sbaglia 2 e dalla rabbia urla: se io avrebbe studiassi sapresti fare un lavoro! Domanda: quanti neuroni mancano a Gianni? Piccola tenera fangirl scrive: 8 capre stanno pascolando in un recinto a forma di rombo. Con i dati appena forniti puoi facilmente calcolare la massa del sole. Procedi. Ah, questo mi riporta ai primi esami di ingegneria, che erano tutti così. Ma adesso torniamo tutti quanti con i piedi per terra e infilati fino al ginocchio nella... per leggere i commenti ignoranti che si trovano in giro per internet e commentarli come facciamo sempre. Quadrate! Quadrate tutti! Sono tutti pieni! Sono tutti sullo stesso livello! Quadrate! Ciao! Massimo di 2 settimane. E se ti piace la persona a persona, non mi... non mi cosa? Cos'è che non ti... Il nuovo Ungaretti. Si è come il tonno insuperabile. Non ci riesco. Si è come il tonno insuperabili grandiosi. Bravissimi. Ma ragazzi, ma noi siamo ancora a perderci dietro ai poeti del Novecento. Cioè, qua con internet si apre un intero mondo. In segreto ho nascosto il ciuccio di un bambino sotto il gagà e ho pianto tantissimo con in mano il pipì. Io sono stata molto cattiva, me ne pento. La sua mamma mi ha anche chiesto se avevo visto un gagà in giro e le ho detto di no. Sono un mostro, non mi merito di diventare mamma un giorno. Ho usato il suo gagà per costruire un ciuccio. Sono proprio una ragazza cattiva ed egoista. Ora, di tutte le cose, quella non è l'unica per cui non dovresti diventare mamma un giorno. Ci sono dei motivi evolutivi. Oh, no, nulla di personale, parlo proprio di specie umana. Che poi cosa cazzo è un cagà? Sì, ma raga, parliamone. Ma che cazzo di frigorifico avete? Guarda, la tua app è bella, però ha un sacco di pubblicità, leva la libea che vi fa giocare, e a quelli che non funziona il wifi, forse il tele non è compatibile. Io ci sto giocando ed è uguale! Mi si è scaricato il tablet a metà frase, ma l'ho finita da bravo professionista. Oh raga, ma sto Google chi è? Io conosco solo... Questa persona, quando deve cercare qualcosa, deve cercare, non so, Tom Cruise altezza, dice: oh, quanto sta alto Tom Cruise? La casa migliore sarebbe non parlarne affatto. Sono d'accordo. Non ho visto ancora il video, ma secondo me il sogno, se l'ha detto o no, deve essere quello di avere le gambe e le mani. Ho letto un commento, continuo titolo, avere i capelli, ma può mettersi la parrucca. PS, scusate la mia grammatica. No, i tuoi video hanno un difetto, finiscano. Oh raga, mettete un bel like per il Black Friday. Però già che stiamo parlando di like, perché non mettete un bel like a questo video? Per ogni like non ci morirà un neurone oggi. Quindi mettete like. Yeah. Se non ci sarebbe la Terra, a quest'ora la stella più bella sei tu. Guarda che la Terra non è una stella. Scusa tanto, Shakespeare! E questa volta vi chiedo una cosa molto semplice per venire letti all'inizio del prossimo episodio. Scrivete qua sotto un commento bello, un commento scritto bene. E il primo che scrive un commento bello, un commento scritto bene, gli tiro una testata rotante con doppio carpiato. Quindi scrivete una roba, ma due frasi, non di più. Un commento scritto bene in un bel italiano dove parlate di quello che volete. I più belli e quelli scritti meglio, con anche una ricercatezza lessicale. Già, vi sto dando degli spunti. Li leggerò all'inizio del prossimo video e ne sarò molto felice di farlo. Proprio mi farete stare molto bene. Fino ad allora io vi ringrazio per aver sofferto con me leggendo questo video. Se non l'avete fatto prima, mettete un bel like adesso, perché vi ricordo è importante per la nostra sanità mentale collettiva.
Ciao a tutti e buona pizza! E se non l'avete ancora fatto, seguite Lore Disturbia su Instagram. Lore Disturbia. Proprio non Cristina Forregent, non Coslobam, forse My Personal Pizza, ma la cosa importante è Lore Disturbia. Perché è bello, è bravo, ma soprattutto modesto.